Buonasera amici sportivi, benvenuti a Calcio Mania, l'approfondimento del martedì sera di Telemantova sul calcio mantovano, dilettantistico e giovanile. Oggi ho il piacere di avere una bella macchia, colore predominante, bianco-rossa, e do subito il benvenuto agli esordienti della Mantovana Junior. Eccoli qua. Fortissimi negli applausi, dopo vedremo anche se fortissimi in campo. Alla fine, lo ricordo, nell'ultima parte della trasmissione, come ogni settimana, diamo la parola, il microfono a loro. Quindi ci faremo raccontare come amano il calcio, come giocano a calcio. Loro sono 2004, quindi hanno 11-12 anni. Vediamo il loro punto di vista. Torna a trovarci il capitano, centrocampista, Jolly, possiamo dire così, della Poggese. Eccolo qua, Luca Brondolin. Ciao, buonasera Luca. Applausi, eccolo qua. Poggese che punta in alto, dopo vedremo anche gli highlights di Sporting Poggese, la partita della settimana di prima categoria. Vice delegato della Lega Nazionale Dilettanti, è un amico di Calciomania e si presenta qui a Telemanto con 4 almanacchi in mano. Eccolo qua, Rodolfo Vernizzi. Ciao Rodolfo. Grazie. Qui l'applauso non lo devo chiedere. È il loro presidente, è un amico di tutti coloro che amano lo sport, di tutte le istituzioni a Mantova, lo conoscono veramente tutti, Gigi Barbera. Ciao Gigi. Presidente della Mantovana Junior, di cui ovviamente oggi abbiamo la squadra esordienti in studio, che spegne 70 candeline, la società. Un bel traguardo. No, quest'anno sì. Spegniamo 70 cameline perché è nata nel 48. 46? 46, 40, sì. E poi ha avuto una pausa, quando c'è stato Savino che è andato in San Pio. Sì. Io con 7 ragazzi ho cominciato di nuovo e sono 15 anni che facciamo attività con ben 270 ragazzi. Bravo. Un applauso. Lo fanno da statuto, direi, lo fanno da sempre per i giovani, per farli giocare tutti nei quartieri di Mantova. Non c'è selezione, non c'è agonismo sfrenato, è quella la bellezza della mantovana, Gigi? No, certo, il nostro concetto è quello di vedere dei ragazzi che si divertono sul campo, che imparano l'educazione, che imparano la sportività con i compagni e con gli avversari, ed è la cosa principale che io tocco sempre ai miei allenatori. Signori, insegniamogli come si sta in campo. Cerchiamo di rispettare gli arbitri il più possibile, perché anche quelli hanno il diritto, come sbagliamo noi, possono sbagliare anche loro. Bene. Noi abbiamo solo una terza categoria fatta per una continuità e partiamo dai 2011 e andiamo su fino a che vogliono giocare. Fino a che vogliono giocare. Perché poi stanno in terza categoria. Da noi non c'è vincolo assoluto. Nel momento in cui un ragazzo sceglie di andare da un'altra parte, noi cerchiamo di convincerlo di restare. Se non vuole restare, va e va per la sua strada. In più abbiamo 3 giocatori che sono al Chievo e ormai sono passati quasi 4-5 anni che sono lì, quindi fanno parte della squadra. Quindi ormai hanno anche, tra virgolette, pianta stabile nel settore giovanile del Chievo. In più aiutiamo il Mantova perché è la squadra della nostra città, sperando di vincere il lotto qualche volta, sì. No? Rodolfo, nel panorama ampio e variegato del calcio mantovano ci sono poche realtà come la mantovana, in parte mi viene anche allargare il discorso a Lunetta, ma che danno, non nei paesi ovviamente, quello è nel settore giovanile tipo Castellana, Castiglione, molto più ampio e anche strutturato, ma che danno l'aspetto sociale prima dell'aspetto agonistico è da preservare, assolutamente. Ma diciamo che non sono proprio dello stesso parere, perché ci sono quelle società che puntano all'agonismo, cioè a cercare di vincere il campionato, però ci sono anche tante realtà attorno a Mantova che forse non hanno le possibilità, ma nel limite, nel paese. Citiamo l'Atletico Casteldario che riesce ogni anno a costruire con i ragazzini qualche squadrettina, anche se il Casteldario un po' tiene solo la prima squadra di juniores, cioè ci sono quelle realtà.
l'Athletic, anche lui ha quelle 4-5 squadrettine, ci sono ancora quei personaggi in giro che tengono i ragazzini nel vero senso della parola. Logicamente Luigi è un'altra realtà, lui in città ha qualche possibilità in più di raccogliere i ragazzini numericamente. E però bisogna dare anche atto che ci sono altre realtà che sicuramente tanto di cappello nei confronti di queste persone. Meno male. Cioè, no, lì parliamo San Lazzaro, cioè, sono realtà che anche in città hanno più possibilità di prendere i ragazzini o raccogliere i ragazzini. Cioè, a Roncoferraro non è che ci siano 20.000, 50.000 abitanti, pertanto riuscire a creare due squadrettine, cioè tanto di cappello anche queste persone. Altri numeri, assolutamente. Anche però bisogna dire questo, che tanti fanno calcio, ma tanti si sono portati in altri sport come tennis, come la pallavolo. Polisportive, assolutamente. Quindi ampliano anche ovviamente il budget, il business, tra virgolette, se c'è. Era il mio sogno quello, E l'abbiamo avuto per qualche anno. Ma pallavolo e pallacanestro. Ci sogni ancora di poterlo realizzare? Ma dipende dal gruppo che si avvicina e ci vuole sempre quelli che cominciano a portare avanti. Noi la terza categoria la adoperiamo come sfogo per chi vuole andare avanti. Certo. Non pensiamo minimamente di vincere dei campionati, anche se lo sport è fatto di agonismo, questo è pacifico, perché non si va in e non deve essere snaturato. Come impiantistica, come va? La impiantistica noi siamo, ma sai che col sindaco abbiamo un impegno che ci fanno il villaggio della Mantovana ed è portato verso il bosco brasiliano. Questa è una bella dove notizia. C'è l'ex golf, se ti ricordi quella lingua. Che c'è una data anche? Loro hanno detto che cominciano con il primo dell'anno a fare questo con 6 spogliatoi, 2 campi da 11. Beh, vi cambia la vita. Sì, poi abbiamo un altro campo noi, che è quello di Cebrunetti, che l'abbiamo preso in mano noi e stiamo ristrutturando. Ciò non toglie che se abbiamo bisogno il culo non lo vuole più nessuno, perché diventa costoso, perché occorrono dei soldi. Certo, nella gestione dei campi, Cugola o altri. Ma occorrono, oltre che le persone, occorrono le persone che abbiano passione a stare dietro alle strutture, che sono importanti più dei giocatori, più degli allenatori. Senza quelli. Perché se tu vai in campo con dei campi smessi, va bene? Con dei campi come adesso in questo periodo. L'anno scorso siamo arrivati alla fine di novembre che si poteva giocare fuori. Quest'anno ha cominciato. Noi avevamo dei campi che purtroppo con i laghi vicini, perché noi ci scaviamo un metro, abbiamo l'acqua. Sì, la falda è alta. Mi ricordo da ragazzino andavamo a pescare, non andavamo a anguille. Quindi non devi scavare neanche zappare la terra nei calci di rigore. No. Sennò. Però purtroppo cosa succede? Che le falde quando buttano su. Assolutamente, sei attaccato ai laghi in alcuni campi. Luca, un accenno prima. Abbiamo tolto tutte le piante attorno. Tutte. Tu vieni giù, vedi la Mantovana. Rivoluzionato, era una bella da vedere, era molto pericolosa. Sì. Cadevano 2-3 piante a giustamente ogni la sicurezza prima di tutto. Prima di andare sull'agonismo, sui risultati, sui gol che arrivano fra poco, Luca, anche a te chiedo l'impiantistica quanto può penalizzare o avvantaggiare una società, ne hai girate tante e sai insomma che in provincia di Mantova c'è chi ha degli impianti di spessore, chi invece è in grande difficoltà. Assolutamente sì, è fondamentale avere dei campi dove potersi allenare, soprattutto nei periodi delle piogge. Già adesso inizia a diventare dura. Voi vi allenate dove? Noi a Magnacavallo. Magnacavallo, 3 allenamenti sempre lì? Allenamenti lì. Quindi il campo principale di Poggio è preservato. È solo nostro il campo. E la domenica giochiamo ovviamente a Poggio. Anche le donne giocano Le donne giocano a Poggio, ma si allenano a San Giovanni. E quindi insomma, avendo 3 impianti differenti, cambia un po' la storia. Il brutto è che sono società che sono sparite. Sì, c'è il rovescio della medaglia, dice Rodolfo, prego. Magnacavallo, una società che era in seconda categoria, è sparita. San Giovanni, una società che è sparita. Il rovescio della medaglia purtroppo è questo, è quello. A livello di prime squadre. Assolutamente. Allora andiamo a vedere un po' di gol. Iniziamo dall'eccellenza, da una brutta domenica per la Castellana, che va in vantaggio sul campo, va detto, di una delle favorite per il passaggio in Serie D, e va in vantaggio subito con una bella punizione di Lauricella, poi il Rezzato fa la voce grossa. Andiamo con le immagini sul sintetico di Rezzato, poi ci spostiamo nel big match di Goito. Sporting batte Poggese, decide il capocannoniere del campionato, quindi altissimo livello anche nei gol. Servizi.
La trasferta di Rezzato fa nuovamente masticare amaro la Castellana, alla quinta sconfitta in 8 gare. I biancazzurri aprono e chiudono bene, ma i bresciani, che si sa devono puntare alla Serie D, capitalizzano la parte centrale del match e portano a casa l'intera posta. Rezzato in campo dal via con Trilli, Lonardi, Bodei, Fusari, Perugini, Ragnoli, Colonetti, Iesciai, Lorenzi, Zagari, Masperi. Castellana con Bergamaschi, Pellini, Ratti, Bianchi, Mariani, Calzoni, Pini, Bellandi, Fornito, Lauricella e Zanoni. Sul sintetico partono bene i mantovani di Hermes Ghirardi. Apre le danze infatti Lauricella al nono di gioco. Il Rezzato reagisce con fermezza a metà tempo. Tra il 24esimo e il 27esimo Iesciai e Zagari ribaltano il risultato con il primo vantaggio bresciano 2-1. A dare la mazzata morale alla Castellana poi il tris di Masperi al 46esimo del primo tempo. 3-1 Rezzato. La Castellana bozza una reazione nella ripresa al 16esimo. Fornito accorcia le distanze. La domenica però vira nuovamente sull'aspro quando lo stesso attaccante mantovano viene cacciato, è il 37esimo, assieme alla punta locale Iesciai. Sui titoli di coda la traversa di Ndiaye non appesantisce il risultato. Dopo 5 sconfitte a Castelgoffredo la classifica inizia ad essere pesante. Serve una scossa domenica, scontro diretto in casa col Vobarno, senza Fornito squalificato. Da non sbagliare. La magia di Giuliano D'Ambrosio all'ottava rete in stagione decide il big match del fine settimana di prima categoria. Lo Sporting Club batte di misura un'ottima Puggese grazie al gol in avvio di ripresa del capocannoniere del campionato e c'entra la settima vittoria in 8 partite, dando vita alla prima vera fuga di stagione. Sporting vince e vola così a quota 21 punti, il Casalbuttano secondo a 16. Le formazioni del derby: Sporting Club di Alessandro Novellini con Contesini, Pasquali, Beretta, Piacentini, Sarpong, Viola e Cuban, Ambrosio, Guidi, D'Ambrosio, Novello. La Poggese di mister Reggiani rispondeva con Ganzerla, Chiaramonte, Brondolin, Vecchi, Guerzoni, Gobbi, Bertolini, Vincenzi, Dervisci, Baraldini, Napolitano. Nella prima frazione di gioco ci provano Ecuban da una parte e Baraldini dall'altra, senza fortuna entrambi. Il momento chiave del match, come detto, è al 51esimo, quando D'Ambrosio decide la partita. Tra il 59esimo e il 60esimo Guidi sciupa il possibile match point, lo Sporting non la chiude ma la Poggese ci prova senza fortuna con Moi nel finale. Finisce così con il settimo sigillo dei goitesi di patron Davis Cavagna, sempre più primi. Oggi è successo che non ero lucido, ci sta, capita, per fortuna non sono costati 3 punti, la squadra ha giocato molto 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 bene, era secondo me una delle partite più importanti della stagione e abbiamo risposto presenti. Questa è stata una prestazione da parte dei ragazzi per me ottima, abbiamo, dispiace, creato tante palle gol, ma gli attaccanti sono così, io sono stato un attaccante, quindi si diceva e si dice che l'attaccante bisogna volergli bene quando fa e quando sbaglia. Diciamo che oggi ha sbagliato 3-4 gol Fred, però sappiamo che attaccante è. Oggi abbiamo vinto 1-0, non servivano, si rifarà più avanti, ci rifarà gol quando ci servirà, però i ragazzi oggi hanno giocato un ottimo partito contro una squadra, se anche rimaneggiata, sempre dura e ostica da incontrare. Una brutta sconfitta purtroppo, ma siamo rimaneggiati da questi benedetti infortuni e squalifiche e niente, merito al Sermide che ci ha messo un po' in difficoltà, niente, tutto qua. Spiace per la squadra perché niente, ci tenevamo a fare bene. Dall'intervista di Sermide torniamo in studio, parliamo subito in apertura con il nostro ospite Luca Brondolin. Amarezza o per la sconfitta ovviamente, o bisogna capire anche che di fronte si aveva una squadra che francamente punterà per il titolo, al di là delle scongiure che possono fare a Goito? Sicuramente sì, l'amarezza c'è perché comunque abbiamo fatto un primo tempo, giocato alla pari, abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol, non le abbiamo sfruttate, loro sono partiti un po' timidi e invece il secondo tempo c'è stata un'inversione. Noi abbiamo subito gol subito e poi non siamo riusciti a reagire. Questa è... Avete pagato quello e esatto. Francamente poi un gol, non tantissime le occasioni, però forse più per fare il 2-0 che per fare l'1-1 ci è sembrato. Esatto, dopo il secondo tempo sì. Parliamo sì, nella seconda parte del secondo tempo, quindi esatto, come finale di partita.
L'impressione dello Sporting, dopo vediamo la classifica, 7 vittorie in 8 partite, quindi i numeri dicono che è la squadra da battere ad oggi. Al momento sembrerebbe la più forte. Io ho visto il Calcinato, che secondo me rimane individualmente e come singoli la migliore. Però lo Sporting è ben attrezzata, è una squadra quadrata, organizzata. Lo dimostra già l'anno scorso, che ha fatto un finale di stagione strepitoso, e quest'anno sta proseguendo sulla stessa linea. Chi è andato alla grande l'anno scorso era anche la Poggese, in seconda, ovviamente dominata. Oggi dove deve guardare? C'è un'ambizione o la tranquillità di essere comunque già nella parte sinistra? Beh, dagli acquisti che sono stati fatti, dagli sforzi insomma che sta facendo la società tuttora, penso che almeno i playoff devono arrivare. Ok, cioè, quindi nei 5, dai, poi bisogna vedere se dobbiamo arrivarci. Ok, ottima, non c'è il politichese, oggi si guarda alto. Allora, pubblicità, poi torniamo con tantissimi altri gol, non mancate, Calciomania tra poco. Bentornati a Calciomania con l'applauso degli esordienti della Mantovana. Tra poco parliamo di loro, però in questo terreno di servizi che vado a lanciare c'è molta Mantovana. Due in due le partite, vi proponiamo dei biancorossi di Gigi Barlera. Allora, iniziamo dall'alto, dalla prima categoria, con il treno numero 2, eccolo qua. Siamo a raccontarvi la prima categoria, il Marmirolo va sotto perché Robecco parte benissimo, va in vantaggio con Tanganelli. Siamo a Robecco d'Oglio nel Bresciano, è il campionato di cui abbiamo visto prima anche Sporting Poggese. Poi il secondo tempo cambia totalmente la partita, perché Tomasello in qualche modo pareggia i conti già nel primo tempo, è l'1-1 con la compartecipazione del portiere che insomma ci mette del suo. 1-1 il Marmirolo, secondo tempo viene espulso in avvio Ferrari del Robecco in 10, e qui il Marmirolo ha il pregio e il merito di chiuderla subito. In pochi minuti arriva il 2-1, Lavagnini, l'abbiamo appena visto. E nel tempo di recupero verrà anche il Tris con un bel gol sempre di Lavagnini in contropiede che salta il portiere, stiamo per andare anche sul 3-1 e chiude i conti. Tre punti, poi lo vedremo più avanti in classifica, che danno molta tranquillità al Marmirolo, sono punti che per la salvezza sono dorati, perché adesso il Marmirolo ha fatto un ottimo mese. Ecco qui il 3-1 di Lavagnini, salta il portiere Chiesa e deposita in rete il terzo gol. Dicevo, Marmirolo che in un mese si è tirato ben su in classifica, dopo un avvio magari non strepitoso, adesso è a quota 14, quarta vittoria in 8 gare per una squadra che comunque deve puntare tanto a una salvezza tranquilla. Capitolo ampio dei giovani, siamo nella fascia A, partiamo sempre dalla juniores regionale più alta, la Castellana 2-2 con la Stezzanese che era la capolista, quindi un buon pareggio che vede passare in vantaggio gli ospiti, la Stezzanese. Con questo gol di Talai, poi la Castellana prontamente ritorna in partita con il gol di Baltag. Qui faccio un accenno a questo numero 3, è Fara, che sarà due volte decisivo con due assist, entrambi gran mancino. Qui cross della sinistra, il gol di Baltag è l'1-1 parziale, Castellana quindi pareggia subito i conti. Qui idem, stessa posizione, sempre decisivo il cross della sinistra, è Carbone in finale di primo tempo a fissare 2-1. L'amarezza arriva al 93esimo perché un'autorete di Botti della Castellana fissa il definitivo 2-2, eccolo qua. 2-2 però, ripetiamo, con la capolista, quindi tutto sommato un buon risultato. La Governolese ha pareggiato anch'essa 3-3 con la Cellatica fuori casa. Scendiamo di un gradino, campionati provinciali, sempre juniores, l'Asola fa il botto ancora, punteggio pieno, continua ad andare alla grande, sesta vittoria di fila. Qui espugna 2-1 il campo dell'Olimpia ed è decisivo ancora una volta Leali. Il primo gol è di Tosoni, 1-0 Asola. Leali raddoppia col 2-0. Solo nel finale di partita arriverà il gol della bandiera che tentava di riaprire il match di Cuoghi per l'Olimpia. Qui è 2-0 Asola. L'Olimpia appunto segnerà a pochi minuti dal triplice fischio. Eccolo qua, il 2-1. Ripeto, Asola punti 18, primissima in classifica, 6 vittorie su 6. Casarromano 15, Voltesi 13, invece l'Olimpia metà classifica con 5 punti. Nel girone B, che adesso andiamo a raccontarvi, la Poggese, del nostro amico Brondolin, è capo classifica. Qui vediamo, siamo appunto a parlare della Mantovana Junior, che si inchina in questo caso al Sant'Egidio San Pio, 7-2, goleada finale per la Mantovana in rete Zopic su calcio di rigore e Asante.
mentre la decide Sansone, che da solo ne fa 3 per gli ospiti, per Sant'Egidio San Pio, e poi Bertazzoni, Zanetti concludono 7-2 finale. Cito anche mister Furini, uno dei tanti allenatori di Gigi Barlera, e anche la formazione, abbiamo tempo: Campo, Saccani, Tellini, Malvezzi, Gavioli, Spanò, De Sogus, Pinotti, Asante, Boreoli, Zopic. Sono 11 dei quasi 250 ragazzi che gestisce con la Mantovana Junior. Qui si dispera Gigi, insomma, ci sta. Sull'azione avevo visto un gesto di commento, di stizza, che ci sta, insomma, una goleada. Adesso abbiamo un'altra partita della Mantovana che forse un po' meglio. Allora, scendiamo ancora sugli allievi. La cantera Monzambano 2-0, allievi provinciali, ricordo, perché qui ci sono mille categorie, devo sempre specificarlo, qui sono iniziati da 3-4 settimane, quindi teoricamente sono comunque ancora all'inizio. La cantera vince la seconda partita, batte 2-0 il Monzambano in casa, gol di Polito e Ciaramane, capolista di questo girone allievi provinciali, è la Canetese, e questo ci fa piacere perché non è una delle big storiche. 9 punti, 3 vittorie su 3, il Curtatone ha 9 punti, però ha giocato una partita in più. Quindi Canetese, che potrebbe essere la rivelazione di questa categoria. Poi andremo a vedere anche l'altro girone degli allievi provinciali, fra poco ci spostiamo dall'Alto Mantovano alla Bassa, andiamo lungo il Mincio a Governolo per vedere una goleada, la Governolese ne fa addirittura 6, stiamo per voltare pagina e andare appunto su Governolese Viadana, che finirà 6-1, qui intanto c'è il finale di la cantera Monzambano 2-0, con il raddoppio, credo che arrivi in extremis, della cantera. Vediamo se è questa l'azione, dalla sinistra, poi dalla destra, la conclusione sfortunata, non era questa invece, il 2-0 forse arriva ancora più tardi, qui abbiamo ampio servizio di highlights dalla cantera Monzambano, ripeto il finale 2-0 e poi andiamo a Governolo, sperando che arrivi questo raddoppio. In tante occasioni della cantera che sta dominando contro il Monzambano, maglie verdi ovviamente, altra grande piazza, questo magari ci riconduce a quello che dicevamo in avvio di partita, ecco qui finalmente 2-0, altra grande piazza sparita purtroppo dalla categoria, ma che fortunatamente tiene il settore giovanile. Eccola, Governolese Viadana, goleada, 3 gol di Salerno, uno di Salvatori, Catelli e Bignardi per gli ospiti, gol di Mendes, gol della bandiera. Mister Pomella qui ha una fuoriserie in mano, perché siamo a 12 punti in 4 partite per la Governolese, secondo il Sermide a 10, Pegognaga a 8, è un po' la favorita, la Governolese negli ultimi anni ha strutturato un gran settore giovanile da niente, perché ricordo nel 2010-2011, quando fece il primo anno di promozione recente, l'anno per intenderci di Kevin Lasagna, lì la Governolese non aveva praticamente settore giovanile, adesso è una potenza anche nel vivaio. 3 di Salerno, dicevo 6-1 finale, continuiamo a vedere i gol nella goleada rosso-blu, Pirati battono Viadana 6-1. Ultimo servizio della giornata, siamo sempre nei campionati giovanili e siamo nei giovanissimi, una goleada a favore stavolta della Mantovana che vince 5-1 sul campo dell'Atletic, mister Sarzi Braga qui. I gol sono di Geci, doppietta, Luppi, Torsi, doppietta, Bimbatti invece la rete della bandiera per l'Atletic. La Mantovana che qui avete una squadra spettacolare nei giovanissimi, 4 partite, Gigi 3 vittorie in pareggio, seconda in classifica. Sì, il 2003 che il 2004, va bene, sono in testa alla classifica, il 2002, va bene, il 2004 scusa. 2004 sono questi. 2004 abbiamo in studio, 2002 e 2003 in testa della classifica. Sono quasi, ecco, uno è, credo che abbiamo pareggiato una partita questa, sola. 3 vittorie e un pareggio, quindi comunque siete solo dietro al Suzzara, che non ha propriamente la stessa realtà da Mantovana. E adesso controlleremo le più forti. È già una promessa per il Suzzara, aspettiamo il Suzzara allora. Credo che sia sabato. Comunque. Sabato c'è da divertirsi, insomma quando la squadra è forte è uno stimolo, diciamo, sì, dal mister ai giocatori, per tutti. Il vivaio è fatto così. Esatto. Ma poi le squadre che vanno bene, che devono crescere, sono questi che devono portare avanti il discorso. Assolutamente. Perché se hai le squadre che vanno in questo periodo e sono ragazzi giovani, sono il futuro della società. Poi anche, credo, per te, per tutta la società, avere delle squadre in testa alla classifica a livello provinciale, credo sia un vanto. Sì, a maggior ragione. Ma adesso sai,
i campionati sono lunghi, non è mica detto. L'importante è, torno a ripetere, che le cose siano fatte seriamente, con tranquillità, assolutamente, senza avere la pressione per vincere i campionati. Siamo d'accordo. Loro vanno avanti bene così. Anche mister Bacchetta annuisce. Allora, però dopo dico che occorre, lo so. Certo, occorre la grinta, occorre tutto ciò che fa lo sport, sport deve fatto essere. Così esatto, fatto. Esattamente. Andiamo a vedere un po' di classifiche. Partiamo dall'eccellenza e qui, insomma, non è stata una gran domenica per le mantovane. Andiamo a vedere subito che la Castellana, come hai visto, ha perso sul campo del Rezzato, va bene, è una delle candidate. La Governolese invece si mangia le mani, perché una volta ancora non riesce a portare a casa l'intera posta. La Governolese ha ambizioni da un campionato tranquillo e quel che venga in più è benedetto, però ha, va detto, le potenzialità per stare nella macchia verde, quella che vediamo in onda. Parto da Rodolfo, poi vado anche da Luca. Castellana, forse sotto le attese c'erano delle difficoltà da mettere in conto, però insomma sono già un po' troppe le occasioni buttate al vento. E la classifica lo testimonia. È una squadra molto giovane, cioè hanno puntato prevalentemente sul vivaio. Anche ieri, cioè, l'assenza, ha giocato Bergamaschi in porta, c'è, cioè, un ragazzo che è stato con le rappresentative che ha grandissime qualità, però, cioè, mettere sempre tanti ragazzi in campo può essere anche una situazione un po' particolare. Parlando di governo, invece, cioè, la rosa parla da sola. La speranza è che rimangano lì tutte e due, anzi, spero che la Castellana, cioè, nell'arco degli anni ha sempre dimostrato che pian pianino si è ripresa con qualche difficoltà. La speranza è che rimangano lì tutte e due, insomma, anche se abbiamo delle formazioni molto importanti dentro questo girone che erano... Cioè, addirittura l'Orceana perdeva 2-0 in casa, è andata a recuperare alla fine un 2-2, cioè sono delle formazioni. Sono 3-4 molto... fuori serie. Esatto, esatto. Rezzato, Valle Camonica, Orceana. Valle Camonica. Governolese la trova in coppa. Domani pomeriggio, ancora in trasferta a Pianborno, Valle Camonica e Governolese, il replay di quello che è stato 10 giorni fa, quando solo, diciamo, gli episodi hanno condannato la Governolese. La Valle Camonica vinse 1-0, era capolista e fin lì imbattuta. Insomma, c'è la possibilità per rifarsi, credo, con entrambe le squadre un po' riviste, perché in Coppa non ci sono mai 11 titolari su 11. Comunque meglio così, anche per chi gioca meno. Pronostico. Qui ti voglio, Rodolfo. Valle Camonica Governolese domani pomeriggio. Bisogna vedere che squadra mette in campo la Governolese, cioè, perché potrebbe, secondo me, le capacità per vincere, però se loro vanno e dicono non interessa di più il campionato per rimanere lì e danno spazio ipoteticamente ai giovani, potrebbe essere una partita un po', insomma... Credo lo faranno anche dall'altra parte, lo stesso discorso. Esatto, esatto. Perché comunque però... sono secondi, anzi a maggior ragione loro vogliono andare su. Pronostico ti ho chiesto. Però. Pronostico? Segna a priori, segnalano la retrovia. Allora, come segna a priori? Gioca? Allora, sai la formazione, evidentemente sarà la formazione. Rodolfo, io potrei... X2. Dai, 2. 2, oh. Ecco. Luca, che approccio si può avere anche a una partita del genere? Perché hai un avversario altissimo, perché, se ricordo, sono rimaste 8 squadre di eccellenza, siamo ai quarti di finale, c'è il Pavia nel quarto che potrebbe incrociarsi con quello della Governolese, quindi è alto il livello. Però magari non giocano tutti gli 11 che hanno giocato domenica. Esatto, come diceva Rodolfo, bisogna vedere le squadre che tattica usino. Cioè, il livello sicuramente è molto alto. Quindi bisogna pronostico? Vedere. Secondo me è un X. X non vale, perché dopo si fa i rigori, quindi va bene, dai. Rodolfo, volevi intervenire ancora? No, no, cioè il discorso è che un giovane quando entra in queste partite può anche dare di più. Assolutamente. Gianruffo e Priori potrebbero essere le, come dire, le scommesse per questo mercoledì di Coppa. Poi vediamo Manini quanti ne vuole rischiare di titolari. Allora andiamo in promozione, scendiamo di un gradino, ancora una classifica per raccontare. Qui c'è un po' un discorso più eterogeneo, perché il San Lazzaro pareggia e in qualche modo conferma le proprie ambizioni, perché è non tanto la sorpresa, ma è la rivelazione a livello di continuità di questo avvio di stagione. Ha giocato anche contro delle candidate al titolo ed è lì, continua a essere lì, quindi ormai da rivelazione a realtà. Chi invece è un po' più alternata la situazione è quello di Casteldario e Casaromano. Casteldario veniva da una
brutta sconfitta, riesce invece a pareggiare comunque un buon pareggio, mentre il Casal Romano ha ancora poca continuità. Vado da inizio da Rodolfo, poi andiamo anche da Luca, per parlare invece di quelle un po' più difficoltose come situazioni. Asola, che va detto, come la Castellana, in grande emergenza numerica perché aveva molti infortuni, ma non ce l'aspettavamo lì, sicuramente. No, assolutamente. La DAC, io lo dico da un mese ormai, la DAC ha bisogno di una scossa, perché è due anni che è lì. Prima in eccellenza, poi in promozione, deve incominciare a vincere e ruotare la situazione, allora, perché sennò comincia a preoccupare. No, parla lui. Parla lui. Parla Luca. Io parlo di chi lo vince. Vabbè, facile. dimmi chi è facile. A Milano dicono si gioca a Ciapanò. Ciapanò. Allora, andiamo da Luca a parlare di DAC. Fa specie un po' vederla da due anni nel fondo classifica, quello l'ha detto. Sì, l'anno scorso insomma era una realtà nuova, la categoria molto dura, da quello che mi dicevano i miei ex compagni. Quindi insomma non dico che ci si aspettava la retrocessione, però sicuramente era molto più dura. Quest'anno insomma la squadra è stata tra virgolette rifatta quasi completamente, insomma sono rimasti in pochi, sono andati via tanti elementi anche importanti, anche appoggio. Esatto, molti sono venuti da noi e quindi come dicevi tu hanno bisogno di una scossa probabilmente, perché comunque se la stanno giocando, vedo, perdono per delle piccolezze, esatto, squadra nessuna, molto giovane anche. Nessuna debacle clamorosa, ma tante piccole occasioni sfumate e in una situazione, in un ambiente che da due anni purtroppo non vive di gioia, forse non tanto nei giocatori, perché come dicevi te, giustamente sono cambiati, però forse è l'ambiente che ha bisogno di... probabilmente scossa. Anche l'ambiente ha bisogno di una scossa. E come organico secondo te può puntare alla salvezza diretta? Come organico secondo me i giocatori ci sono, cioè i giocatori in porta ci sono. C'è un fenomeno da metà campo in avanti, comunque c'è talento insomma. Esatto, davanti insomma si sono rinforzati anche con Pirone, insomma Terragin, insomma c'è la possibilità di salvarsi. Vuoi parlare di chi va bene? Vuoi insomma da Casal Romano in su? Scegli tu, domanda a piacere, Casal Romano, Casteldario o San Lazzaro direi, Rodolfo? Che vince? Castelborna, no. Dove possono arrivare queste tre? Secondo me Casteldario si è rinforzato bene, ha fatto un bel gruppo, mi è sembrato che però Paolo inizialmente abbia avuto, Paolo Corri, mister. Sì, esatto, abbia avuto qualche difficoltà a mettere la squadra in campo, ma può fare molto bene. Il San Lazzaro è una macchina, cioè è già rodata e ha le qualità, poi se si comincia a segnare anche Visentini, cioè, mezza governolese degli anni d'oro. Esatto, perché considerando il mister, esatto, da Cobelli, cioè parte lui, Arduini, che massaggiatore, c'è tutto del governo lì. E, però penso che il Cazzago sia quella da battere? Sì. Già da due anni è in ottime... Belleri, la punta, risolve diverse partite, anche quella con Casteldario, la punizione. Secondo me alla fine troviamo davanti lui. Invece Casal Romano è una matricola, va detto, arriva da un anno eccezionale, lo scorso. Il mister Marmiroli fu veramente la sorpresa della stagione. Quest'anno è partita, è un po' altalenante, però comunque se deve salvarsi, vedete la classifica insomma dopo 8 giornate direi molto molto positiva. Sì, sì. Dove devi guardare secondo te Casal Romano? Ma potrebbe essere salvezza, esatto, è il primo anno, cioè, secondo me, cioè, diciamo che nella parte alta il San Lazzaro ci può arrivare, il Casteldario deve mettere a posto qualcosina, il Casal Romano si salva sicuro, l'Asola dovrebbe uscire perché non ha un brutto gruppo, sono un po' preoccupato diciamo forse per la DAC, che forse è l'unica, non che tanto per la classifica ma la situazione, qualcosa insomma che deve essere rimosso come dici tu. Allora l'Asola va detto ha incontrato anche buona parte delle pretendenti al titolo in emergenza, quindi secondo me può facilmente riprendersi e uscire da quella macchia rossa, l'auguriamo ovviamente a tutti. Chiudo con una nota di colore, so che Rodolfo non mi deluderà, Casteldario 10 punti classifica benissimo, ma soprattutto si mangia bene a Casteldario, tu ne sai qualcosa, mi hanno detto. Questo è fritto misto o no? È una frecciata. Una frecciata. Non va bene, sì. C'è del fritto misto che... Sì, sì, va bene. Diciamo sì, ne avevano già parlato nella tua trasmissione. Esatto. Non so che ti è a cuore. Diciamo che
lavoro in quella zona e ho, diciamo, un vicepresidente che si dà da fare per cercare di racimolare il più possibile, diciamo, soldi per gestire al meglio la società. E allarga la mia speranza alle feste, insomma. La mia speranza è che riesca anche a partire col settore giovanile, dato che ogni tanto lo vedo, lo punzecchio. Guarda, se l'obiettivo del settore giovanile e la strategia, il mezzo, è il fritto misto, credo che è perfetto per questa trasmissione. Quindi ne parleremo risotto, lungo. Risotto, pubblicità già. O risotti. Sì, vabbè. Pubblicità, poi ancora la Ciomania, tra poco. Frecciata questa. Bentornati a Calciomania, c'è l'applauso. Gli esordienti 2004 della Mantovana Junior, è arrivato quasi il loro momento, prima però dobbiamo chiudere l'analisi, il racconto delle classifiche, delle graduatorie, delle categorie e siamo arrivati a quella del nostro amico Luca Brondolin, della Poggese, dello Sporting, di tante Mantovane, la prima categoria. Vediamo come si è evoluta in questa settimana e dicevamo poco fa, 7 vittorie in 8 partite per lo Sporting. A proposito, mi prendo 2 secondi per ringraziare sempre Davis Cavagna, tutta la società, perché ci fa avere sempre le immagini, che vincano o che perdano. 7 vittorie in 8 partite, tra le quali abbiamo visto quella di domenica contro la Poggese. Poggese che vedete era dentro la zona playoff, adesso è comunque ai margini della zona più importante, quindi era uno scontro al vertice. E lo Sporting che, ricordo, ha battuto anche il Calcinato, che mi confermava poco fa anche Luca, sì, a 14 in questo momento in quarta posizione, ma è forse la squadra di riferimento per il primo posto. Mi suggerivi, prima di andare sulle Mantovane, Rodolfo, anche di stare molto attenti, dico lo Sporting, ma tutte le Mantovane che mirano all'alta classifica, quindi Poggese in primis, al Casalbuttano. Sì. Secondo me è una società che alla fine dirà la sua. Ho visto uno spezzettone, non so come, adesso non mi ricordo, però una società che è costruita bene, anche loro secondo me hanno fatto un buon mercato. E poi di brutto è che noi nella fase, le squadre mantovane, purtroppo quando arriviamo fine stagione un po' ci addormentiamo e il Calcinato, come diceva lui, arriverà alla fine. Il Casalbuttano io non lo metto sicuramente da una parte. Le Mantovane che in settimana hanno cambiato guida tecnica, c'è chi ride, c'è chi piange. Curtatone non era ufficialmente Franzini in panchina, perché sì, lo sarà la settimana prossima. Comunque la cura Franzini, se così si può dire, ha già i primi 3 punti in cascina. Chi va molto male invece, qui i numeri cominciano ad essere rossi, da Bolino Rosso, il Borgo Virgilio. 1 punto, la domanda è, Rodolfo, poi andiamo su Luca, paga la... diciamo così, la promozione in extremis, il ripescaggio all'ultimo? Sì, sono convinto, cioè che sia anche parte, cioè non ha fatto, cioè non per, per dire che non hanno dei giocatori che o cosa, però essere ripescato all'ultimo, cioè... Sa qualcosa era, anche la DAC l'anno scorso. Era 17 o 18esimo in graduatoria, cioè proprio. Quindi la rinuncia all'ultimo fuori di una squadra. Esatto. Non hai fatto il mercato che ti poteva forse consentire, anche se Borgo Virgilio sta puntando anche loro molto forte sul settore giovanile. Sì, loro, da sempre, cioè, questo è un vanto della società. Sì, e forse è la polisportiva che cercherà il nostro Luigi di creare, dice già, perché pallavolo, pallavolo. Credo si riferisca, secondo me, Borgo Virgilio, ma anche San Lazzaro come, sì, modelli, mi sbaglio? Modello di società che ha settore giovanile e punta anche alla polisportiva. Quali sono secondo te i modelli in provincia di Mantova? C'è il San Lazzaro, senz'altro, ha delle strutture imponenti. Sì, sì. Borgo Virgilio, altre? Borgo Virgilio io lo vedevo, mi sembra che abbia fatto un gradino indietro rispetto a... Come polisportiva intendi? Come polisportiva. Magari ne parleremo anche, sai, con, dipende con loro. Un pochettino, lo ripeto. Poi magari uno prende una via piuttosto che un'altra. Ma dipende anche qui... Bisogna dire la verità. Dimmi. Il calcio sta costando troppo. A volte sì. Perché le categorie costano spesso. Le categorie grosse. Sì. Bisogna mettere giù dei soldini per vincere il campionato. A 6 cifre. No, sì, a 5-0 o 6 cifre a volte. Sì, quindi sì, la DAC, secondo me, paga anche questo. Sì. Insomma, il settore giovanile è una strada, la prima squadra è l'altra. Il settore giovanile deve fare la sua strada. Esatto. Allora bisogna portare pazienza. Assolutamente. Però io si rischia di retrocedere perché molto probabilmente è venuto a mancare l'acquisto giusto, o non c'è o non ha corrisposto, insomma, le attese. Spesso è così, nei settori giovanili come dire, la propria strada è da una parte, quelle delle prime, Gianruffo, che è nato insieme a questi ragazzi. Chi, scusa? Gianruffo.
che poi è passato Castellana. Doveva passare al Mantova, non ha voluto andare nel Mantova. Ah, questa non la sapevo. E l'ha portato lì il Porto Mantovano. L'ha portato era lì, a Porto, sì, esatto. Quando era ragazzo. Poi dal Porto è passato a Castellana. Ok. Poi era un ragazzo che poteva giocare benissimo nel Mantova a livello di poteva fare la Berretti, insomma. La Berretti, tranquillamente. Perché adesso ragazzo fa la Juniores regionale e l'eccellenza, insomma, vuol dire che le qualità le ha. Ha fatto l'eccellenza l'anno scorso, è venuto fuori anche l'anno scorso. Ha segnato l'anno scorso. Segnava, è un ragazzo che segna. Sì. Quindi quelle storie, insomma, che dicevi, nate la Mantovana e poi andate... Ma diventa sempre più difficile giocarlo. Sono i quattrini che... Su questo siamo d'accordo. Perché i ragazzi vengono Croce, fuori. Ma soprattutto Croce e anche un po' delizia, insomma. Allora, andiamo ancora a vedere la classifica di prima categoria. Luca, Brondolin, quelle Mantovane che secondo te possono, come la Poggese, abbiamo capito che punterà ai play-off, possono restare in quella zona sinistra fino alla fine? Beh, adesso con il cambio di mister il Curtatone sicuramente tornerà in alto nelle pretendenti playoff. E poi il Suzzara, in teoria anche loro dovrebbero lottare per i playoff. Questa è sempre una bella notizia, quando Suzzara punta in alto. Volevi aggiungere, Rodolfo, altre? Il Curtatone, dico Zampedri, Avanzini, cioè ci sono dei giocatori che tendenzialmente... Il Curtatone si può parlare, secondo me, anche lì per ore. Va detto che Tenedini ha fatto 3 campionati eccezionali, Matteo, pagando i play-off in tutti e 3 i casi. Esatto. E qui forse psicologicamente il gruppo non ha reagito. Con un altro manico la qualità c'è, Luca? Assolutamente sì, cioè, senza dubbio. Senza nulla togliere a Matteo. No, infatti Matteo Tenedini ha detto 3 campionati eccellenti, finiti ovviamente con l'amaro in bocca tutte e 3 le volte, forse psicologicamente non è riuscito a ripartire. Si può salvare, e chiudiamo, il Porto? Porto? Squadra molto giovane, esatto. Che questa, cioè, no, lì proprio hanno preso la Juniores, sì, di Sanna Pianta, e l'hanno spostata in prima squadra. Fatto un passo sono avevamo Vincenzi la scorsa settimana, ha detto che lui è un senatore, un 94. Esatto, capite gli esatto, altri. Esatto. Proprio sì o no? Si può salvare? Oggi voglio dei pronostici. No, sì. Sì, non conosco neanche il tecnico. Ho visto la partita contro lo Sporting, hanno fatto gol subito e poi si sono chiusi alla Nereo Rocco in difesa, cioè, hanno fatto ancora, e hanno ancora vinto l'unica squadra che ha battuto lo Sporting. Esatto, speriamo di sì. Sia un buon auspicio. Seconda categoria, classifica velocemente e poi andiamo dai giovani della Mantovana. Eccola qui, allora qui è molto complicata in alto, c'è un triumvirato, Medole, Rapidi Junior e Veco Suzzara. Qual è la tua favorita? Parto da Rodolfo. Mi tireranno su dopo. Ti dico Iveco. Su altre due. Sì. Iveco. Iveco, è attrezzata, Luca. Medolese e Iveco. Medolese ha 2 grandissimi attaccanti, sì. A giorno 18 gol in 2, 10 reghetti, 8 bassi. Sono tanti. E Iveco è una bella squadra. Sì, assolutamente sì. Iveco... Sorprese? Chi può essere? Sorprese? Secondo me il Sermide ha allestito una buonissima squadra, perché conosco tantissimi giocatori, quindi ha fatto degli acquisti ottimi. La Pievese mi ha sorpreso questo inizio di stagione, però insomma... metà classifica penso che sia il suo obiettivo. Tifi per? Si può dire? Hai degli amici dove? Pievese, dai, che siamo Pievese. Quasi confinanti. E Sermide, spero che arrivino ai playoff. Ci sta, ci può essere. Io spero si salvi la Pozzolese, tu? Non Rodolfo, posso. Non ti puoi esprimere, c'è, ok. C'è mio figlio in questa categoria. Meno quello di tuo figlio, no? No, non può. Mi astengo. Dopo. Pubblicità, poi la Mantovana su Calciomania, tra poco. Bentornati a Calciomania, ultima parte ed è... Siamo arrivati al momento della Mantovana, pochissimi minuti, poi tocca a loro. Prima i migliori gol della settimana, dilettanti e giovani, vediamo quali sono le 2 reti selezionate, eccole. I migliori gol della settimana sono offerti da... Cantina di Quistello, da sempre la cantina dei Mantovani. I migliori vini sfusi e in bottiglia, dal Lambrusco Mantovano DOC ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i Bianchi, il Vincot e tante altre sfiziosità. Grossi Store, l'utile e il dilettevole. Un self-service all'ingrosso e dettaglio per scuola, ufficio, negozio e famiglia. Da oggi anche con servizio di grafica e stampe. Vieni a scoprire il mega store di cartoleria anche il sabato pomeriggio.
I migliori gol della settimana sono stati offerti da Cantina di Quistello, da sempre la cantina dei mantovani. Ti aspettiamo nel nostro wine shop a Quistello di Mantova. Grossi Store, il mega store di cartoleria, è a Curtatone, località 420, via dell'Artigianato. Per il secondo anno consecutivo, Calciomania premia i migliori gol dell'anno. Ogni settimana in trasmissione saranno selezionate le reti più belle del weekend dilettantistico e giovanile. A fine anno, il vincitore del miglior gol giovani avrà un buono spesa di 500 euro da utilizzare presso Grossi Store di Curtatone. Il vincitore del miglior gol dilettanti avrà un buono di 500 euro da utilizzare presso il wine shop della cantina di Quistello, tra vini e prodotti tipici del territorio quistellese. Per vedere in onda i gol delle vostre partite dovete inviare i filmati in buona qualità video a telemantova@libero.it. Ci vediamo martedì prossimo a Calciomania. Eccoci qui, è il momento della mantovana, con l'applauso. Partiamo dal mister, che mentre c'era la pubblicità, il presidente Gigi Barrera ha definito un santo, non un uomo, un santo. Quindi un applauso a Azzerio Bacchetti, detto il santo. Ciao. Azzerio, intanto bentornato a Calciomania. Ogni anno, tu praticamente ogni anno, ogni due anni cambi squadra, quindi sempre ripartire da zero con un gruppo è difficile, credo. O no? Sì, è difficile, però bisogna anche trovare il progetto giusto, e qua nella Mantovana, soprattutto con i presidenti, anche con la società che è stata rinnovata, sembra che ci siano dei buoni propositi, anche perché il settore giovanile, diverse squadre sono già ad alti livelli. E questo, per l'ambiente di cui parliamo, è un ottimo riscontro. 12 anni, qual è la difficoltà maggiore che hai nel rapportarti con loro? Beh, fisica innanzitutto, perché ci sono dei ragazzini che sono alti 1,30 per 30 kg, qualcuno che è alto 1,68 per 60 kg. C'è molto dislivello. C'è molto dislivello, oltre a quello c'è anche il discorso dell'attenzione che va e viene. La pazienza deve essere infinita, forse per quello che mi dice che sono un santo. Non sono dei santi comunque. Ah, ok, no, esatto. Confermi Gigi? Confermo, ok. E niente, queste qua sono le ultime pesti che sto allenando. Hai già risposto anche alle domande che non ti ho fatto. Quindi... Siamo partiti con 14-15 ragazzini, siamo arrivati pur diciamo non avendo ancora dei risultati numerici. Ok, per perché le categorie più basse, lo ricordo, non hanno un risultato ufficiale certificato, ma quindi abbiamo, non hanno una classifica, bene così. Abbiamo comunque adesso una rosa di 24-25 ragazzi, meraviglia, quindi stiamo allargandoci. E loro cosa ti danno? Allora, sono delle pesti, l'abbiamo capito, ma ti daranno anche qualche soddisfazione, qualche accrescimento ogni volta? L'accrescimento c'è sempre in ogni situazione, che sia positiva o negativa. Io probabilmente forse faccio anche dei confronti rispetto agli anni precedenti, certo, dove ho visto dei ragazzini che sono appunto anche in questo periodo lottano per categorie molto alte. Bene. E quindi li vedo anche loro, diciamo, in prospettiva, però quando vedo che molti propendono ancora verso lo sport loro nazionale, che è quello della tablet mania, già dilagante a quell'età comincia, esatto, sì. E quindi io spero che, almeno vedendo anche queste trasmissioni, i gol, le azioni, tutto il resto, siamo l'anticorpo ai tablet, arrivi uno stimolo in più per loro e per divertirsi giocando, esatto. Iniziamo a sentir loro. Allora, mi raccomando, ognuno si presenta. Partiamo da te, Azzerio, assediti pure, almeno inquadriamo bene, perfetto. Partiamo da te, ognuno si presenta e mi dice anche che squadra tifa, che ruolo, dove gioca e il giocatore di riferimento, vai. Ciao, mi chiamo Milova Simone, arriviamo, eccoci qua. Il portiere, tifo Milan e il mio idolo è Messi. Bravo, applauso, perché il primo è più bravo, che deve rompere il ghiaccio. Vai. Prego. Mi chiamo Leonardo Savasi, gioco a centrocampo nella mia squadra. Tifo Juve, e fino all'anno scorso il mio giocatore preferito era Pogba, della Juve. Okay. Adesso è Dybala. Dybala, quindi... cambio al volo, perché non puoi tifare uno del Manchester. È andato al Manchester. Prego. Sì. Ciao.
Ciao, io mi chiamo Venzi Turri, il mio ruolo è attaccante, tifo Barcellona e il mio idolo è Neymar. Neymar, adesso l'hai scelto bene, direi. Prego, ciao anche a te. Mi chiamo Federico Pinotti, il mio ruolo è il centrocampista, tifo Juve e il mio idolo è Del Piero. Del Piero, bravo, oh, meno male che qualcuno sceglie anche qualcuno, mi fa sentire un po' più giovane, sennò sembra sempre vecchio. Io mi chiamo Castellese Alessandro, tifo sempre Juventus, il mio ruolo è centrocampista e anch'io il mio idolo è Del Piero fin da quando ero piccolo. Ma che bravi, la Juve vince lo scudetto? Secondo me quest'anno abbiamo qualche difficoltà ma ce la possiamo fare. Insomma avete anche qualche giocatore, dai va bene, ce la farete. Ciao. Mi chiamo Lorenzo Azzoni, sono di ruolo centrocampista, tifo la Juventus e il mio idolo è Messi. Non solo tu, ma Gigi sono tutti juventini? No, li squalifico tutti. Ah, li squalifico? Squalifichi, prego, ciao. Mi chiamo Filippo Lorenzini, gioco in centrocampista, tifo Milan e il mio giocatore preferito è Balotelli. Balotelli, è il primo quello dice in stagione, ottimo, vai, vai su, Balotelli che fa bene. Io mi chiamo Ismail Makhdoumi e sono terzino, e tifo Real Madrid e il mio idolo preferito è Ronaldo. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, andiamo avanti. Io mi chiamo Alessandro Giacomini, sono un portiere, tifo Juve, il mio idolo è Zoff. Chi? Dino Zoff. Applauso. Scusate, ho chiesto per conferma. Il portiere giustamente ha il suo riferimento. Prego. Io sono Adam Debbi, faccio il terzino sinistro, tifo Juventus, ma il mio idolo è Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Prego. Allora, ciao, io mi chiamo Leonardo Barusi, ciao. Allora gioco in difensore centrale, allora io tifo Inter e il mio idolo è Telles. Alex Telles, qui abbiamo una cultura molto ampia, prego. Sono Lorenzo Breviglieri, ciao. Sono fascia sinistra, tifo Juventus e il mio giocatore preferito è Dybala. I due allenatori come sono? Domanda difficile. Sono bravi. Sono bravi, ok, andiamo avanti. Mi chiamo Davide Sciacca, faccio l'ultimo uomo. Faccio l'ultimo uomo, il attenzione. Difensore ultimo uomo. Libero. No, scusate, poi, c'è il mister che mi fa ridere. Fermi tutti, silenzio, ripartiamo, scusami. Esatto. Allora, mi chiamo Davide Sciacca, faccio il difensore centrale, okay. Tifo Juventus, il mio idolo è Del Piero e basta. Ottimo, Del Piero oggi vince, vince sugli altri, prego, su Cristiano Ronaldo. Ciao, vai. Mi chiamo Paolo Padula, ho 12 anni. Che ruolo fai? Sono mediano. Mediano. Il tifo Juventus e il mio idolo è Dybala. Applauso per tutti. Andiamo a chiudere con l'altro allenatore, alzati in piedi, anche a te chiedo se ti fanno arrabbiare o ti danno gioia, allegria la metto, allegria la metto, silenzio, buoni, stiamo chiudendo, buoni, prego. No, fanno arrabbiare come tutti come i normale. Ragazzi della loro età, ecco, quindi... Però insomma è anche bello allenarli. Sì, no, è bello allenarli, danno delle soddisfazioni quando ti ascoltano. Quelle volte. Quello è difficile. Però insomma, danno... Noi due riusciamo a gestirli. Ottimo. In modo ottimo. Gigi, è un'ottima cartolina della Mantovana, ma c'è anche da ringraziare forse i tanti silenzio in studio, chi si adopera, insomma. Allora, ringraziare noi, loro stanno facendo un lavoro immenso. Perché sono ragazzi che hanno travagliato da un allenatore all'altro. E questo conta. E questo è una cosa brutta. Incide. Lui è entrato l'anno scorso, quest'anno si è entrato. In corsa, ad aprile. In aprile, in corsa. Quindi pochi mesi che... Perché, secondo me, sta lavorando bene, Sono tanti gli allenatori che vi sono danno molti. Una mano e sono determinanti. Sì, noi abbiamo due allenatori per squadra. E un dirigente, d'accordo, e poi, torno a ripetere, abbiamo coi portieri Girardi,
che allena i portieri sia i bambini che l'altro, e Casini che è a turno si danno il cambio. Ok, quindi siete ben strutturati come come settore giovanile? Io credo di sì. Beh, direi di sì. Dopo, sai, torno a ripetere, noi ci chiamavano, quando abbiamo cominciato, sì, avevamo indiani, nordafricani, tutto. Vabbè. E loro si chiamavano i misti, no? I misti, ma ragazzi, meno male che ci sono anche i misti, se no non gioca nessuno. Ma perché? Cioè, ho dovuto cominciare a rifare la squadra, dovevo andarmene a riprendere dove c'erano. Sì. Guarda, bisogna su questo muoversi con la macchina e andare là. È un onore, infatti, per la Mantovana questo impegno. Velocemente, Azelio, alzati in piedi, andiamo. Sì. Quello che diceva il Presidente è che dal punto di vista tecnico ho girato in 16-17 anni almeno 6-7 squadre e vedo anche come è strutturata, prima accennava anche di Girardi, noi facciamo mediamente una riunione al mese a livello tecnico, sì, abbiamo una struttura di WhatsApp dove comunque bene o male ci teniamo informati un po' tutti su ciò che sono anche le problematiche interne della società. Ben poche società ho visto in passato che hanno un'organizzazione di questo tipo. Questo approccio, diciamo così, assolutamente, va reso merito. Siamo quasi in chiusura, però un attimo per le domande da WhatsApp da casa lo trovo. Allora, qui magari faccio una domanda a testa per Rodolfo e Luca. San Lazzaro, da domenica si è capito che può giocarsi contro chiunque. Chi ci chiede Corrado da Mantova. Sì, sono d'accordo. Concordi? Pienamente d'accordo. Ostiglia piange, Bruschi rischia. Cosa si può fare per riprendersi? Sempre Corrado, Luca, l'abbiamo detto anche prima. Sicuramente serve. Sono 2 anni che c'è una situazione difficile. Un po' di fortuna sicuramente non guasterebbe, perché comunque, ripeto, la squadra c'è, quindi secondo me hanno possibilità di salvarsi e di uscire da questa situazione. Glielo auguriamo al più presto, assolutamente. Cito velocemente anche applausi al neo mister Terrera dell'Acqua Negra e poi non si firma, ma dice che questo nostro telespettatore, che Bergamaschi è il portiere più forte di tutti i tempi della Castellana. Comunque ringraziamo anche per queste aneddoti, queste interazioni fondamentali. Luigi, voglio salutare te, tutti quanti. Ci ha fatto piacere vedere... Mi sono dimenticato una persona. Ah, dimmelo, vai. Che è Spanò, che è un... Spanò mi sa rabbia, sa rabbia. Salutalo. No, l'ho detto apposta perché... Ho 75 anni, permetti che ho la memoria un po' flessibile. Flessibile. Quindi cosa fa Spanò? Fa segretario. L'uomo ovunque. Tutto. Sì. Bisogna avere un po' pazienza con lui, però fila, eh. Applauso. Fagli un applauso. Bravo Luigi. Ci siamo. In bocca al lupo per la Poggese, mi hai fatto capire che si punta in alto, certo. Speriamo che stia più in alto possibile a lungo, perché la Poggese è un patrimonio di questa provincia. Rodolfo, in bocca al lupo anche a Michael. Grazie. Per il recupero. Grazie. Tornaci a trovare quando vuoi, col fritto misto, senza, quando vuoi, insomma. Ingaggeremo il vicepresidente. Il vicepresidente lo chiameremo presto del Castel d'Agro, stiamo parlando. Ringrazio anche Gigi, sempre un piacere averti qua e sempre un piacere vederti anche con Luca, che abbiamo visto a Parma. Grande. Ciao. Calciomania, comunicazione di servizio, Calciomania torna l'8 novembre, adesso c'è Basket Time. Ciao, arrivederci.